benvenuti o ben ritrovati sul canale. Io sono Salvo. E io sono Vale. E oggi faremo il video haul Tropical di Tiger. La scorsa settimana siamo andati a vedere il nuovo tema di questo mese di Tiger, ovvero il tema Tropical. Abbiamo comprato veramente tantissime cose bellissime, esatto, come avete già visto anche su Instagram Story. E oggi ve le faremo vedere. Come sempre vi lasciamo qui in alto sulla i anche tutti gli altri video haul che abbiamo fatto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per ricevere notifiche di quando pubblicheremo il prossimo video e seguiteci su Instagram per vedere tutti i nostri Instagram Story e seguirci nella vita di tutti i giorni. Ma ora cominciamo subito questo video! Allora, iniziamo subito con il primo oggetto. Allora, questo magnifico ventilatore portatile da spiaggia che funziona davvero, è elettrico, ci sono le... Certo che funziona davvero, scusa. No, nel senso che è elettrico, non è tipo, come si dice, manuale. E ricordatevi questo colore perché questo è il colore di questo tema, questo verde qua, è molto carino. Lo vedrete spesso. Questo ventilatore si mette l'acqua dentro come una borraccia, si chiude ovviamente il tappo e dopo c'è un bottoncino che fa partire la ventola e contemporaneamente potete spruzzarvi l'acqua addosso. E vi esce l'acqua fresca. Praticamente questo qua è per la spiaggia e visto che non ce l'abbiamo l'abbiamo comprato per portarlo quest'anno al mare. Sempre a tema rinfrescamento e quindi tropical, abbiamo questo altro ventilatore piccolino. Guardate com'è carino, sempre dello stesso colore appunto. E questo qua è un ventilatore da scrivania o da comodino. Lo mettete sulla scrivania, puntato in faccia. È piccolino, è comodo, è bellino e vi fa comunque un po' di venticello. Ed secondo me dai, è carino come idea. Ce n'erano di altri colori, quindi se questo colore non vi piace comunque ce ne sono tanti altri. C'era credo fucsia e giallo, mi sembra. Ovviamente un tema tropical, non potevano mancare i pappagalli del paradiso, comunque secondo gli uccelli in generale. Secondo me è tipo tucano. E questo qua anche secondo me è il tucano. Non lo so, se sapete riconoscere questo tipo di uccello scrivetecelo sotto nei commenti. E ovviamente come sempre in tutti i temi prendiamo i tovaglioli, perché a volte o facciamo i fedate oppure li utilizziamo per noi. E anche questa volta abbiamo preso un pacchetto di tovaglioli, c'era sia giallo che azzurro. Questo qua l'abbiamo preso giallo perché era più solare energico. Appena ho visto questo oggetto me ne sono subito innamorata. Infatti è uno degli oggetti preferiti di questo video haul. E parliamo di questo shaker con all'interno tutte le cannucce e tutte le decorazioni per fare dei cocktail analcolici, perché io sono astemia. E guardate quanto è bello, cioè dai, uno shaker di Tiger, io l'ho sempre voluto uno shaker e poi di Tiger meglio ancora. Guardate dentro che carini, ci sono le cannucce con i tucani, sempre se è un tucano, ci sono gli alberelli, le palme, ci sono gli ombrellini. Cioè, poi ci sono questi cosi che non so cosa sono, gli stuzzichini a forma di non so cosa. Cioè, guardate che belli, ma poi le cannucce sono troppo carine. Guardate che belli questi evidenziatori giganti, ovviamente tropical, di quattro colori. Sono quattro evidenziatori, anche uno diverso punta dall'altro per i colori, ma comunque sono identici, però sanno molto di indelebile, che più che gli evidenziatori, vero? No, sa di evidenziatore. Io sento un po' l'indelebile. Beh, questi qua adesso non so di preciso per cosa li utilizzeremo, però sicuramente faranno tanto colore della stanza perché sono veramente bellissimi. Li vorrei metterli dietro insieme alle cose della scuola. Di certo non vi mancheranno gli evidenziatori con questi. Quanto ti durano degli evidenziatori? In teoria questi dovrebbero durare una vita. Cioè, mamma mia. Poi abbiamo comprato questo stampino con questi due bellissimi tucani, che alla fine sono tucani perché abbiamo visto su internet, e guardate che carini. Qua c'è scritto che sono tipo degli stampini per ghiaccioli, mini ghiaccioli, però chiaramente potete usarli per qualsiasi cosa, tipo per farci degli stampini di frutta, per farci degli stampini di cioccolato, la gelatina, quello che volete. E guardate che carina questa forma, secondo me è carinissimo. Poi abbiamo visto questi due bellissimi bicchieri a forma di pappagallo, un azzurro e uno bianco per la Vale, che io lo andrò a mettere insieme alle altre cose marine che ho preso nel video haul di Primark, che sicuramente vi ricordate. E cioè, questo bicchiere è veramente fatto molto molto bene, ci è piaciuto subito, l'abbiamo voluto prendere subito perché sicuramente lo andremo a mettere nella stanza per fare una stanza molto estiva, visto questo che fa molto il tema tropical, effettivamente sì, anche come proprio forma è bellino. Guardate che carini invece questi stampini, anche questi qua sono sia per i ghiaccioli, sia per la frutta, sia per lo yogurt, quello che volete metterci dentro ci mettete. Guardate che carini sono tutti multicolor
E anche questi sono delle specie di uccelli, non lo so che cosa sono, però sono molto carini. Immaginate che bella figura se ci fate i ghiacciolini e poi tirate fuori il bastoncino ed è a forma di uccellino, cioè è troppo carino, dai, anche per i bimbi, molto colorato per le feste. Secondo me sono veramente carinini come idee. Abbiamo preso questa serie di lampadine con tantissimi tucani, no, pappagalli meglio, con tantissimi pappagalli verdi, e questi qua sono le lucine che si appendono di solito dietro al letto, comunque le potete appendere dove volete, visto che quest'anno avevamo, se vi ricordate, le lucine di Natale e poi abbiamo messo le lucine di Pasqua, quelle create da noi. Adesso ci andremo a mettere, visto che adesso viene la stagione estiva, questi uccellini qua e andremo a vedere come ci stanno. E non lo so, vi dico, il colore verde non è che mi piaceva tanto, avrei preferito un altro colore. Però l'altro colore era fucsia e la luce diventava rossa ed era proprio bello. Quindi speriamo che almeno la luce interna sia bianca, sul bianco almeno così sia un po' più carino. Andremo a vederlo. Sempre in tema tropical, ho comprato queste bellissime cannucce coloratissime, super belle, ma la cosa più bella è che sono tutte strane, vedete che hanno queste forme particolari e da mettere all'interno dei bicchieri, tipo anche nei bicchieri che vi abbiamo fatto vedere prima, in questi qua, cioè sono veramente carinissime perché hanno queste forme tutte particolari e immaginate com'è bere da questa cannuccia, secondo me deve essere molto divertente e infatti le ho comprate apposta perché le voglio provare. Abbiamo anche preso due quaderni, uno per la Vale, uno per me, a righe, ovviamente tropical. Guardate come sono carini questi quaderni a tema tropical. Potete utilizzarli per farci i compiti quest'estate. Per i compiti estivi che purtroppo ci sono sempre, potete prendere un quaderno estivo e farci appunto i vostri compiti, così per rendere lo studio meno noioso fra virgolette. Però comunque veramente questi quaderni sono molto carini, sono diversi dal solito, e vi faccio vedere anche che sono a righe. Abbiamo trovato questi due contenitori per gelati, cioè queste ciotole, però guardate come sono belle perché sono a forma di cono. Allora ne abbiamo trovata una azzurra, ne abbiamo presa una azzurra e una gialla, e guardate che carino, qua c'è il cono e poi dentro è anche abbastanza profondo se volete metterci tanto gelato, così ne potete mangiare veramente tantissimo. E guardate che carini, cioè dai, sono troppo carini, e pensate che bella figura che fate, portate il gelato e lo mettete all'interno di questo cono, guardate che bella figura, con tanta panna montata. Per la serie tanti contenitori, e tanti contenitori non bastano mai, abbiamo preso questi 1, 2, 3, 4, 5 contenitori in uno, che li andremo a utilizzare sicuramente quest'estate al mare, che vanno bene per le insalate, la macedonia, il riso freddo, quello che avete, va benissimo da portare in spiaggia nella borsa refrigerata di Tiger. Peccato che non l'abbiamo trovata, purtroppo l'abbiamo chiesta ma deve ancora arrivare. Se arriverà, la prenderemo e ve la faremo vedere nell'Instagram Story, perché comunque non possiamo fare un video per una borsa refrigerata, quindi mi raccomando, andateci a seguire. Abbiamo anche preso questo festone sempre con i tucani, perché appunto il tucano è il tema di questo mese. Non si era capito. E secondo me è carino questo qua, non lo so per cosa lo utilizzeremo, comunque è sempre utile un festone, o da attaccare qua dietro, comunque da addobbare una stanza per una festa. Io lo utilizzerei più per una festa estiva. Assolutamente sì, se volete fare, noi nei video haul ve lo diciamo sempre, se volete fare una festa a tema guardate i nostri video e avrete un sacchissimo di idee, perché veramente abbiamo tutto a tema. E guardate che carini, dai, sono carini, hanno tutti i tipi di uccelli, in realtà non c'è solo il tucano, c'è anche il pappagallo e altri tipi di uccelli. Un altro fantastico contenitore, che questo qua lo utilizzerò probabilmente anche a lavoro, comunque per fare gite e non solo al mare, che è un contenitore con incorporato forchetta, coltello e una mini ciotola per metterci dentro i condimenti. In più il contenitore è diviso quasi a metà o comunque un tre quarti, appunto per metterci ad esempio la carne da una parte, l'insalata dall'altra, oppure prima e secondo. Questo qua è veramente comodissimo, l'apertura è veramente facilissima, e insomma non ce l'avevo, ce l'avevo di questo contenitore, quello lungo. L'avevo fatto vedere già in un altro video, forse anche dello stesso colore, lungo, sempre con la forchetta incorporata e il coso per il condimento sopra. E questo qua, ho detto, no, lo dobbiamo utilizzare per fare il picnic, perché a fine video capirete perché. Abbiamo trovato anche questo shaker, che a differenza dell'altro, che invece è solo per appunto shakerare, questo qua potete anche lasciare il...
non so, latte, caffè, quello che volete metterci all'interno, lo potete lasciare anche in frigo. E guardate che carino è di questo colore qua, sempre del tema appunto tropical. E abbiamo comprato anche questo, dentro c'è la pallina per miscelare. Poi abbiamo preso tre contenitori diversi. Allora, la prima, una borraccia da mare per metterci la vostra bibita preferita dentro e per portarvela appunto in spiaggia. La seconda, una borraccia che utilizzerò io da domani per andare in palestra, che visto che la bottiglia d'acqua è veramente sempre poca, la bottiglia grande è sempre troppa, questa borraccia va benissimo quindi per la palestra e la utilizzerò lì. In più, il bicchierone, questo qua c'era anche in altri temi scorso, infatti la Vale già ce l'ha di colore rosa. Io non ce l'avevo, l'ho preso verde per metterlo nella stanza. Guarda che qua ci sta tantissimo, sono 500 ml. È mezzo litro, è tanto. Abbiamo comprato anche questo salvadanaio, che è l'unica cosa di questo colore così scuro, perché non lo so perché, però in perché realtà non c'erano altri colori, cioè non c'era il colore azzurro. No, non c'era il colore di questo tema, che è appunto questo verdino qua. Però vabbè, era il più bello perché c'era anche bianco. Giallo. Bianco anche, mi e sembra. Giallo. E giallo, ma erano brutti. Non erano fatti bene. Dai, carinino, un salvadanaio particolare, diverso dal solito, dai. Altri due contenitori, sempre questo per il pranzo. Questo qua va bene anche per portarselo a scuola perché è veramente comodo e appunto anche per fare le gite scolastiche. Sempre per metterci il vostro pranzo dentro, per non portarvi sempre il solito panino. E quest'altro contenitore, che non è altro che sempre una specie, cioè non proprio shaker, qua tipo ci mettete il latte e il cacao, ve lo preparate, ecco. Anche il misuratore qua di sì, fianco. C'è anche il misuratore proprio per magari utilizzarlo per fare le ricette, dei dolci, e lo mettete in frigorifero. Questo qua è veramente molto comodo. Siccome siamo in un tema abbastanza quasi estivo, ci sono appunto questi contenitori per ghiaccioli e anche in questo caso potete metterci all'interno quello che volete. Sono molto comodi, sono in silicone e sono di questi colori qua bellissimi, arancione, blu, rosa e viola. E guardate che carini, secondo me ci si fanno dei bei ghiaccioloni qua, a modi proprio calippo. Molto semplicemente ci potete mettere una Coca-Cola dentro, aspettate che ghiacci e avete fatto un calippo alla Coca-Cola, molto facile. Sempre per future feste o compleanni abbiamo preso i testoni, che questi qua non guastano mai, infatti noi abbiamo un sacco per fare i compleanni, perché appunto noi quando facciamo i compleanni addobbiamo tutto e quindi ci servono. E visto che li abbiamo visti, li abbiamo presi subito. Sono semplicemente dei festoni molto a tema proprio decorativo, non sono tropical, ma comunque erano nella collezione di questo mese qua. Passiamo un po' più all'estate, guardate cosa abbiamo trovato, queste due cose veramente bellissime. Abbiamo preso questo qui, che è un pallone da giocarci in spiaggia ovviamente, ed è super coloratissimo e carinissimo. E poi abbiamo trovato questo, che è ancora meglio. Ecco, questo qua è un porta bevande, cioè è bellissimo, da mettere, è gonfiabile, da mettere o in piscina se ce l'avete. Ah, se ce l'avete ci invitate, grazie. E ho da mettere in piscina, da portare al mare, e vi porterà a spasso le vostre bevande. Per i giochi in spiaggia e non solo, avevo preso il volano, che sono due fantastiche racchette, ovviamente bellissime, sempre del colore azzurro, che a noi, io e la Vale, ci giochiamo veramente sempre. Infatti ce le ho altre racchette, però visto che sono un po' vecchie e rotte abbiamo preso delle nuove. Queste e poi qua di Tiger, scusa, cioè. E per queste sono di Tiger. E in più abbiamo trovato la mazza da baseball. Questa qua non vedo l'ora io di utilizzarla. Tu mi tirerai la palla e io e faccio tu me la sbatti in faccia? Ma no, la lanciamo lontano, dopo tu la vai anche a prendere. Ah, la devo raccogliere, grazie. Cioè, ce la facciamo così. Tu mi lanci la palla, io la batto, Tobia me la prende e ce la riporta. Ok, meglio. Tutto, così giochiamo in tre. Esatto. Con una mazza sola. E questa qua da Ranavita che la volevo prendere, e dopo la andremo a provare senz'altro dopo il video. Abbiamo comprato questa bellissima spada laser. No, non è vero. È per fare le bolle. Guardate che carino. È sempre dello stesso colore, infatti all'inizio del video ve l'ho detto che questo colore ci sarebbe stato per tutto il resto del video. Ma guardate quanto è bello. Adesso ve lo faccio vedere. E funziona davvero. Uè, guardate che belle le bolle, io le adoro tantissimo. A me piace fare impazzire il cane con le bolle, così dopo lui le mangia. Le fa e cerca tutte come i piragna. E guardate che bella questa forma, sembra davvero uno spada laser. Se non l'avete visto, abbiamo fatto anche un video bellissimo con le bolle giganti. Ve vi lasciamo qui in alto, oppure qua comunque nella copertina che vi sta comparendo in questo momento. Andatela a vedere perché è veramente molto bello, bello e rilassante. Poi, come penultimi oggetti del video, mi raccomando, guardate l'ultimo perché è il più bello.
abbiamo comprato questi due contenitori a tema arcobaleno. Abbiamo comprati adesso perché l'altra volta non c'erano purtroppo, e visto che questa volta li abbiamo trovati, li abbiamo presi e li andremo a mettere sempre nella nostra stanza, perché tanto la nostra stanza la modifichiamo sempre. Sempre. Quindi questi ci stanno benissimo. Passiamo all'ultimo oggetto, quello tanto 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 atteso, ed è una cosa che noi cercavamo da una vita. Davvero cercavamo veramente e da una vita. Finalmente l'abbiamo trovato di Tiger. Ed è... Ta 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 ta. Oh mio Dio, cioè quanto può essere bella questa cosa, quanto, a parte che è fatta veramente veramente benissimo. E noi, se ci seguite da tempo, sapete che adoriamo fare i picnic, e infatti tutta la roba che noi compriamo non la compriamo solo perché ci diverte comprarla, ma la compriamo perché davvero la usiamo, e la usiamo soprattutto per fare i picnic. E questa qua veramente veramente ci serviva tantissimo. E guardate com'è bella dentro, è super spaziosa, guardate, ed è di questo colore. Il colore l'ho scelto io, perché sennò Saba l'avrebbe scelto azzurro. Beh, ovvio. Però l'ho scelto rosa e giallo, perché così è più luminoso. Ed è fatta veramente benissimo, guardate quanto è bella. E poi è veramente molto grossa, guardate in confronto a noi quanto è grande. Quindi se ci seguite su Instagram, prossimamente vedrete sicuramente le nostre Instagram story un futuro picnic utilizzando questo. Ovviamente le nostre Instagram story lo andremo a dire, così ve lo ricorderemo. E questo era già l'ultimo oggetto di questo video. Siamo giunti alla conclusione anche di questo video. Mi raccomando, scriveteci sotto nei commenti qual è stato il vostro oggetto preferito di questo video haul. I nostri oggetti preferiti del video sono questi: il mio è il ventilatore, lo shaker e il contenitore per picnic. E i vostri quali sono? Scrivetecelo sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate sotto, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram e ci rivediamo in un prossimo meraviglioso video. Ciao!